In questo tutorial faremo degli approfondimenti sul concetto di chroma key. Prima di continuare vi consiglio caldamente di rivedere il tutorial numero 9, che è stato il primo in cui ho affrontato l'effetto chroma key, poi il numero 10, il numero 11 e il numero 12. Sono tutti tutorial in cui ho affrontato il discorso chroma key. Stavolta facciamo un discorso un po' più approfondito. Per meglio comprendere tutta la faccenda utilizzeremo diverse immagini, anzitutto la solita immagine della gatta che ormai conoscete benissimo, una immagine che è formata da tre strisce rossa, verde e blu, i famosi colori tipici dell'RGB, poi vedremo sempre dei colori sfumati, alla fine faremo un'applicazione pratica per bucare, come si suol dire in gergo, il cielo blu e quindi fare l'effetto chroma key non solo per il verde come abbiamo visto nei tutorial a cui accennavo prima, ma anche sul blu. Un breve accenno su questo effetto chroma key: venne scoperto quando c'era la televisione in bianco e nero che riprendendo alcune particolari sequenze in cui c'erano il colore blu prevalentemente, ci si accorse che sui monitor appariva nero. Praticamente la tecnologia dell'epoca non era così sofisticata da catturare tutti i colori, ma alcuni colori rimanevano esclusi e quindi venivano rappresentati con il blu. Approfittando di questo difetto vennero fuori tantissimi effetti particolari che con la cinematografia, cioè col cinema su pellicola, non erano nemmeno concepibili. In seguito, quando la tecnologia migliorò, mantennero questi difetti, anzi li incrementarono, li studiarono, li approfondirono e generarono gli effetti chroma key. Dapprima, quando non c'erano ancora i computer, manipolando le camere di ripresa, e in seguito col software, implementando a livello software questi particolari fenomeni. Bene, quindi apriamo Lightworks, creiamo un nuovo progetto e chiamiamolo chroma key gradiente. Poi dopo capirete perché ho usato queste parole. Che cosa importiamo? Importiamo appunto le immagini che ho detto prima, però all'inizio facciamo un esperimento soltanto con la gatta e con i tre colori netti rosso, verde e blu. Li importiamo, prendiamo l'immagine della gatta e creiamo una traccia con questa, eccola qui. A questo punto noi inseriamo un'altra traccia, quindi aggiungi tracce, video, ne mettiamo una, ci assicuriamo di spegnere questa e questa nuova rimane accesa e carichiamo l'immagine RGB pura, eccola qui, la inseriamo e vediamo se tutto è andato in ordine. Cancelliamo questo che non ci serve, questo che esattamente funziona perfettamente. Se andiamo all'inizio, siccome abbiamo messo davanti l'immagine dei tre colori rispetto alla gatta che è rimasta dietro, vediamo infatti che se spegniamo compare la gatta, se invece accendiamo compare questo davanti. A questo punto noi applichiamo l'effetto chroma key. Premiamo quindi il pulsante effetti e mettiamo il green screen, per ora il green screen soltanto, lo applichiamo trascinandolo sulla prima traccia dove ci sono le tre fasce di colore. Perfetto, come vedete, immediatamente tutto ciò che è verde diventa trasparente, per cui fa vedere ciò che sta sotto. Però a pensarci bene, l'effetto di Lightworks Chroma Key verde non è specifico per il verde, in effetti è una configurazione piuttosto calibrata che guarda soltanto il verde. Ora attenzione, io prendo, questo è l'edit del Chroma Key verde, e adesso trascino il verde verso il rosso, vedete, lo trascino, e a questo punto, quando all'interno, ecco qui, quando all'interno di questa area trapezoidale compare il colore rosso, verrà
reso trasparente tutto ciò che assomiglia, che è della tinta che è all'interno di questo trapezio. Per cui, siccome c'è anche il rosso all'interno di questo trapezio, tutto ciò che è rosso nella immagine che è anteposta all'immagine della gatta diventerà trasparente. Continuiamo ad avanzare. Adesso stiamo per entrare nel blu, guardate, quando arriva blu tutto ciò che è blu diventa trasparente. Per cui in effetti quando noi applichiamo l'effetto chroma key verde, in realtà non facciamo nient'altro che caricare una particolare configurazione già predisposta dai programmatori di Lightworks per facilitare il lavoro a noi utenti. Vediamo infatti se ciò è vero. Andiamo qui, togliamo l'effetto rimuovi, togliamo l'effetto chroma key, diventa ovviamente di nuovo tutto non trasparente. Infatti la gatta sta ancora sotto, spegniamo, riaccendiamo. A questo punto mettiamo l'effetto chroma key però sul blu screen, guardate, perché c'è il green screen e il blu screen. Mettiamo adesso il blu screen qua sopra ed è diventato blu quello, ma non perché c'è una particolare è un particolare effetto specifico per il blu, è semplicemente lo stesso effetto di prima, solo che è configurato in modo ottimale per il blu. Tant'è vero che se noi questo blu lo trasciniamo verso il verde, immediatamente diventa verde trasparente. Se andiamo avanti, andiamo verso il rosso, diventa trasparente il rosso. Ok, quindi riepilogando, l'effetto chroma key con Lightworks e con tutti in effetti i programmi di video editing è un particolare effetto che consente di bucare, come si dice in gergo, cioè di rendere trasparente una certa gamma di colori. Adesso vediamo di approfondire questo discorso. Allora, per bucare un colore abbiamo usato questa immagine in cui ci sono dei colori nettissimi, tutto rosso, tutto verde, tutto blu. Adesso invece vediamo che cosa succede se facciamo dei colori sfumati, cioè gli stessi colori di prima. In effetti, vabbè, qua c'è blu, rosso e verde invertiti, non ha alcuna importanza. Il blu che va verso il bianco, il rosso puro che va verso il bianco e il verde puro che va verso il bianco. Torniamo quindi su Lightworks e incominciamo a levare tutto. Leviamo anzitutto l'effetto chroma key, poi addirittura leviamo proprio questa immagine. Dunque, ecco qua. Rimuovi. Perfetto, a questo punto ricarichiamo e scegliamo non questo che avevamo scelto prima, l'RGB puro, ma questi RGB sfumati. Vediamo che succede. Lo prendiamo e lo inseriamo, spegniamo V2 e lo inseriamo nella traccia V1. Perfetto. Vediamo se funziona, torniamo indietro. Se lo spegniamo, perfetto, se lo spegniamo compare l'immagine di sotto. Cioè, come avete notato, io non ho dato il movimento perché succede la stessa cosa, visto che si tratta semplicemente di due immagini, succede la stessa cosa in qualunque posizione. Poi dopo vedremo di fare una sorta di filmato, di applicare questi effetti anche ai filmati. Benissimo, ora applichiamo allora un effetto. Ormai abbiamo capito che o blu screen o green screen è la stessa cosa, visto che sopra sta il blu, incominciamo col blu screen, lo applichiamo. Guardate, vediamo un attimo che cosa succede. Questo qui in effetti non ci serve più, lo togliamo. Questo qui sì, potrebbe servirci, ma come ho detto prima non ha alcuna importanza, quindi lo tolgo per consentire uno spazio diverso e lavorare meglio. Perfetto, guardate allora che cosa succede. Questa immagine è parzialmente visibile. Perché? Perché qui c'è una sfumatura, per cui il colore blu viene applicato come effetto chroma key non dappertutto, ma soltanto nella parte dove effettivamente c'è il blu. Vediamo un pochettino di spostarlo.
Se noi lo spostiamo, vedete, l'area che fa riferimento è quella all'interno di quest'area trapezoidale dove c'è la tinta, che è praticamente il colore che viene bucato in questi particolari effetti di chroma key. Se noi ci spostiamo ancora e andiamo verso il rosso, vedrete che adesso un po' per volta diventerà trasparente la zona rossa. Guardate, mi sposto trascinando semplicemente, guardate, si sta... Ecco, è diventata trasparente quella zona rossa. Andiamo ancora più avanti, trascinando sempre il mouse, ed è diventata trasparente la zona verde. Però parzialmente, perché? Perché, togliamo un attimo l'effetto, come vedete qua il verde è molto intenso, qua il verde è meno intenso. Riapplichiamo l'effetto cliccando qui sul visualizzatore. Quindi cos'è che diventa veramente trasparente? Tutto ciò che sta qui dentro, ma qui dentro non c'è il bianco, per cui ecco che è il verde puro o qualcosa di simile al verde che diventa trasparente. Ora attenzione, abbiamo agito finora sul parametro tinta, adesso vedremo di agire sul parametro saturazione. Che cos'è la saturazione? Beh, andate ad approfondire questo discorso su Wikipedia o su Google, cercate delle cose. Io per molto brevemente vi dirò che è la quantità di colore presente all'interno di una certa area. Quindi qui praticamente, come impostazione predefinita, la saturazione è a metà. Ora io, posizionando il mouse sul puntino qui in basso, lo sposto verso sinistra e quindi io praticamente dico a Lightworks: attenzione, tu rendimi trasparente il verde, però come saturazione prendi anche il verde debolissimo, un verde molto molto debole. E infatti guardate, qua il verde è molto molto debole, qua invece è molto molto intenso, per cui riapplichiamo l'effetto. L'effetto chroma key viene applicato in questa zona di tinta, da questo verde che sta tendendo al giallo a questo verde che sta tendendo al celeste, e come saturazione noi diciamo a Lightworks: prendi anche il verde molto molto chiaro e rendimelo trasparente. Ed è quello che fa. Se invece diciamo a Lightworks di di prendere tutto ciò che è verde, sia il trasparente, sia il leggero, sia l'intenso, lui mi rende trasparente tutto quanto, come se fosse un Lightworks, come se qua ci fosse una banda verde, completamente verde e non sfumata come abbiamo fatto. Per cui questi puntini, non so come chiamarli, che cosa rappresentano? Dicono a Lightworks: attenzione, tu rendi trasparente il colore dal pochissimo intenso al molto intenso. Man mano che andiamo qui, l'intensità diminuisce. Ok? Quindi torniamo un attimo indietro, quindi in questo modo, che è il massimo, noi diciamo a Lightworks: attenzione, prendi il verde molto intenso entro questa gamma cromatica qui. Se infatti il verde noi lo facciamo più stretto, come vedete diventa più netta la zona in cui diciamo a Lightworks di renderlo trasparente. Se invece lo allunghiamo un po', noi diciamo a Lightworks di considerare anche altre tinte. Per quanto riguarda la luminanza, significa, questo nuovo parametro indica che noi che Lightworks deve applicare l'effetto di trasparenza al verde anche se è piuttosto scuro. Vediamo un po' di andare oltre. Come potrete notare facendo esperimenti, questi due parametri, saturazione e luminanza, sono abbastanza connessi fra di loro. Se infatti posizioniamo il mouse all'interno di quest'area e lo trasciniamo a destra e a sinistra, vedete che l'area corrispondente di trasparenza cambia, perché in effetti qui, dove il verde è molto intenso e incomincia a sbiadire, noi diciamo a Lightworks: attenzione, rendi trasparente
tutto ciò che è verde da questa intensità a questa intensità. Man mano che spostiamo, per esempio andiamo dall'estremo opposto, noi diciamo a Lightworks: attenzione, rendi trasparente tutto ciò che è verde, ma che è debolmente verde, il resto lascialo inalterato. E infatti rende trasparente questa parte destra, perché questa parte sinistra è molto intenso il verde. Ripetiamo, man mano si sposta e fa così. Perfetto. A questo punto rendiamo massima la luminanza, la saturazione la mettiamo in questa modalità e adesso spostiamo la tinta e vediamo che cosa succede ai vari colori. Noi vedremo che i vari colori man mano diventano trasparenti e analogamente gli altri rimangono scuri. Quindi entriamo all'interno di questo trapezio e trasciniamo verso il rosso. Vedete, tra un po', ecco qua, è diventato trasparente gradualmente la zona rossa. Andiamo oltre, stiamo entrando nel blu, attenzione, ecco qui, è trasparente la zona blu, ok? Perfetto. Quindi abbiamo fatto delle esperienze con queste tre strisce di colori intensi e uniformi. Abbiamo fatto, mettiamolo via. Abbiamo fatto esperienza su quelle tre strisce di prima, però gradualmente varianti dall'intensità massima al bianco, e adesso vedremo di fare degli esperimenti su questo. Che cos'è questo? Non è nient'altro che una replica delle tinte di Lightworks. Vediamo di spiegarci meglio. Ho detto prima che se qui prendiamo, clicchiamo con il mouse e trasciniamo, trasciniamo, noi vediamo che questa banda continua. Però attenzione, dal blu, no? E questo dovete immaginarlo come un nastro circolare, per cui se io esagero, vedete, sono partito dal blu, vado avanti, adesso c'è il rosso, vado avanti, c'è il giallo, vado avanti, c'è il verde, vado avanti, c'è di nuovo il blu, e ricomincia la stessa sequenza. Pertanto, vediamo un attimo allora di cambiare le cose. Anzitutto togliamo l'effetto chroma key, rimuoviamo, spegniamo qui per sicurezza, rimuoviamo questa banda, carichiamo adesso quell'altra immagine, che sarebbe questa qui, ok, la prendiamo, questo non ci serve più, lo spegniamo e eccolo qui, e gli diciamo di inserirlo là dentro. Perfetto, questo non ci serve più, ok. Vediamo un attimo che cosa si vede. Come al solito, questa è l'immagine sovrapposta, questa è la gatta che sta sotto, è sempre la stessa, non è stata cambiata, e queste qua sono le tre immagini. Questo qui adesso lo togliamo, che tanto non ci serve più. Oppure mettiamolo, no, togliamolo proprio, che tanto non ci serve, e vediamo che cosa succede. Carichiamo i soliti effetti speciali, effetti, mettiamo il blue screen, tanto uno vale l'altro, abbiamo notato che uno vale l'altro, mettiamo qua il blue screen e guardiamo che cosa succede. Guardate qui, anzitutto ripetiamo, togliamo l'effetto, ok? Vedete qua questa striscia è praticamente uguale a questa striscia qui. Se io vado avanti, ecco qui, vedete che questa striscia è uguale a questa porzione. Vado avanti ancora, abbiamo sul rosso sul giallo che va verso il verde, vedete che sarebbe questa zona qui. Poi va avanti verso il verde blu, sarebbe questa zona qui, e così via, e ritorna ad agire. Perfetto. Adesso allora mettiamo il nostro attiviamo la nostra cosa, il nostro effetto, e vediamo che in effetti è diventato trasparente. Un po' sembra a casaccio, non è affatto così. Perché? Perché, come avevamo visto negli esempi precedenti, noi a Lightworks abbiamo detto rendi trasparente tutto ciò che è simile a questo colore che sta qua dentro. Ma vediamo che cos'è che è simile al colore che sta qua dentro. Togliamo un attimo l'effetto.
Vedete, questa specie di viola, non so come identificarlo, si trova qui e si trova anche qui. Qui invece non c'è. Vediamo un attimo. Infatti, vedete, qui l'ha reso trasparente, qui l'ha reso trasparente e qui no. Adesso proviamo a spostare e vediamo che cosa succede. Vedete, man mano che io mi sposto, diventa trasparente l'area della tinta che è inserita qui dentro. Se io voglio rendere più trasparente una zona più estesa, non faccio nient'altro che prendere questo e allungare la zona. Guardate, in questo modo io dico di rendere trasparente il giallo, una porzione di rosso e una porzione di verde addirittura. Guardate, infatti, giallo, vedete qua, diventerà trasparente, questa zona qui dovrebbe diventare trasparente e qua c'è anche del verde. Attiviamo, ecco qua, vedete? Perfetto, continuiamo ad andare avanti. Qui adesso è chiaramente verde. Vedete, questa qui è la zona verde con questo effetto. Con la saturazione noi possiamo benissimo aumentare la saturazione e dire a Lightworks di considerare delle zone più nette. Vedete, sono proprio delle finestrelle che si aprono. Benissimo, quindi abbiamo visto che Lightworks rende trasparente tutti i colori che sono all'interno di quest'area con una variazione più o meno sfumata a seconda dell'inclinazione di queste zone delle trapezoidali, e possiamo quindi agire con estrema disinvoltura. E ora vediamo di fare qualcosa di pratico. Prendiamo per esempio il cielo blu, cioè una fotografia con il cielo blu, dove vogliamo applicare l'effetto chroma key. Di solito si fanno degli effetti speciali quando al posto del cielo blu vogliamo sovrapporre sullo sfondo un'immagine. Benissimo, per cui come vedete questa fotografia ha una parte di cielo blu abbastanza intenso qui in alto a sinistra e praticamente bianco anche per la presenza di nuvole in basso a destra. Allora, torniamo sul nostro progetto, vediamo di modificarlo un attimo, togliamo l'effetto chroma key, togliamo proprio l'immagine con un bel rimuovi. Andiamo qui, togliamo anche l'immagine della gatta con un bel rimuovi e praticamente è vuoto. Adesso allora inseriamo che cosa? Inseriamo questa immagine qui e l'immagine dell'RGB tinta. Ok, importa. Sullo sfondo mettiamo ovviamente dobbiamo ancora mettere la gatta, dobbiamo mettere tre tracce. Perfetto, ok. Allora, sullo sfondo noi mettiamo sullo sfondo noi ci mettiamo la gatta, pertanto e questa qui e la mettiamo sullo sfondo. Poi qui davanti invece ci mettiamo il cielo, la fotografia del cielo. Torniamo indietro al massimo, ok, e ci mettiamo la foto del cielo. Perfetto, questo non ci serve più, questo non ci serve più, ok. Vediamo un attimo, chiaramente davanti c'è il cielo, dietro c'è la gatta, se spegniamo il cielo compare la gatta. Allora, anzitutto questa qui applichiamo un effetto di ingrandimento. Effetto di ingrandimento che si applica con l'effetto DVE. Vi ricordate, l'abbiamo usato più volte. Ok, andiamo qua dentro. Ingrandiamo lo zoom in modo da eliminare le bande nere. Ok, e per ora ci fermiamo qua, poi dopo faremo l'effetto movimento. Ok, a questo punto ci mettiamo anche l'effetto chroma key. L'effetto chroma key, andiamo su keying,
mettiamo blue screen, green screen, quello che ci pare, però visto che stiamo parlando di cielo, approfittiamo e mettiamo dei parametri privilegiati, blue screen, che sui cieli li troviamo già pronti. Perfetto. A questo punto vediamo un po' di fare chiarezza. Se applichiamo l'effetto chroma key facendo scorrere il nastro della tinta sul giallo e sul rosso, visto che in questa zona qui non c'è né giallo né rosso, il cielo rimane perfettamente blu. Quando incomincerà a diventare trasparente? Quando noi ci spostiamo fino a trovare il blu. Ed ecco qua, stiamo per arrivare, attenzione. Ecco qua, vedete? La gatta è comparsa completamente. Ok? Spegniamo un attimo l'effetto. E questa è la foto originale. Spegniamo qui. Spegniamo qui e vediamo che la gatta compare, ok? Perfetto, vogliamo eliminare anche queste bande, eliminiamo anche queste bande nere, quindi prendiamo gli effetti, prendiamo quello di prima, il DVE, ok, e lo mettiamo anche a questa gatta qua. Vediamo col master, facciamo un po' di spazio, togliamo le bande nere, perfetto, rimettiamo tutto e torniamo al V2, al V1 con l'effetto chroma key. Perfetto, allora torniamo sul blu, assicuriamoci che sia acceso questo, questa impostazione, e spostiamo fino a trovare, ecco qua, vedete? Man mano la gatta compare, perché le zone diventano man mano trasparenti a seconda di ciò che sta qua dentro, vedete? Quindi non le possiamo anche allungare, e a seconda dei casi noi avremo delle, vedete, delle variazioni del blu, perché non tutto il blu è uniforme. Se il blu fosse stato uniforme, noi avremmo avuto l'intera apparizione della gatta. Perfetto. Ora vedremo di fare una specie di filmato. In pratica, man mano che il film va avanti, siccome la fotografia del panorama è stretta e lunga, noi faremo in modo di farlo avanzare. L'abbiamo già visto in un tutorial precedente, come trasformare una fotografia panoramica in un effetto di movimento. Per cui andiamo all'inizio, andiamo sulla traccia V1, prendiamo quello, spostiamo un attimo questa, ecco qua, andiamo verso la posizione X e Y, quindi noi vogliamo che X, anzitutto la accendiamo, e vogliamo che all'inizio, vediamo un attimo, sia tutta a sinistra, vediamo un po' di, se è possibile, sovrapporre, ok, vogliamo che sia tutta a sinistra, così. Poi andiamo sulla destra, e quando il filmato finisce deve stare tutto sulla destra. Vediamo un attimo se si riesce a prendere, vabbè, non importa, così può andare benissimo. Vediamo un attimo che cosa succede a farlo andare. Vedete, il cielo si sposta, cioè l'immagine si sposta, e il cielo, vedete? E il cielo, la parte del cielo che è da blu diventa intensa, diventa meno intensa, anche la cosa cambia. Pertanto bisognerebbe andare qui, bisognerebbe andare nei parametri di V1 e andare a vedere di modificare quei parametri. Ok? Pertanto andiamo su Chroma Key e vediamo un po' a che servono questi altri due. Questi altri due segni di spunta. Invert vuol dire che, scusate, lo sposto un po' più a destra anche se non lo vedete, ok. Invert vuol dire che inverte l'effetto, cioè tutto ciò che era trasparente diventa opaco e tutto ciò che era opaco diventa trasparente, guardate. E mentre invece, lasciamolo così, mentre reveal vuol dire che rivela la zona su cui Lightworks è intervenuto. Vedete? Questa è tutta la zona in cui Lightworks è intervenuto. Possiamo fare anche le varie combinazioni. Questo più che altro serve per studiare l'effetto particolare che si ha sul nostro filmato. Ok, io vi consiglio di fare molti esperimenti per conto vostro
E niente, ci vediamo alla prossima.